Ciao amici, seguiamo questa ricetta insieme al gruppo Nuvola Un Amore di Pasta Madre, con la guida di Rosa Di Fonso, l'amministratrice. Questa è la mia pasta madre che ho rinfrescato alle 12. Questo è il licoli di Rosa. Un'ora e mezza prima dell'impasto, di fare l'impasto, procediamo per mettere in autolisi la farina. Questo è l'autolisi di Rosa. Passato il tempo, andiamo ad incordare. Io in planetaria procedo come da indicazioni verso la restante acqua, 100 grammi, insieme al lievito madre, e vado ad incordare. Ci vorranno presso a poco 10 minuti per l'incordatura. Quando l'impasto si presenta bello liscio, possiamo spegnere la planetaria. Nel frattempo mi sono preparata una ciotola con un filo d'olio. E ci metto il mio impasto. Gli amici stanno facendo la stessa cosa, leggendo le descrizioni che Rosa sta mettendo. Dopo averlo versato nella ciotola, faremo un giro di pieghe veloce e lasciamo puntare per 2 ore. Passato il tempo, l'impasto si è già gonfiato e adesso procediamo a fare i giri di pieghe. Ne faremo tre giri di pieghe con riposo di 20 minuti tra l'una e l'altra. Eccolo qua. L'impasto si presenta molto bene, molto bello. Vi metto anche qualche foto degli amici che stanno partecipando. Vi ricordo che stiamo sulla pagina Nuvola Un Amore di Pasta Madre. Stiamo facendo tutti i passaggi insieme a Rosa Di Fonso. Finiamo i giri di pieghe. Vedete com'è bello, man mano che andiamo avanti, si sviluppa bene. La maglia glutinica, guardate, molto bello l'impasto, bello liscio. Sì, molto bene. Ok. Eccoci qua, passato il tempo, versiamo l'impasto sul piano di lavoro. Questo è il mio impasto. Scusate se una volta vado al singolare e una volta al plurale perché lo stiamo facendo insieme, quindi mi confondo un pochino. Ok, però questo è il mio impasto e vado a fare adesso i giri di pieghe. Faremo 2 giri di pieghe, poi copriamo con la ciotola e lasciamo riposare un po' l'impasto. Dopodiché possiamo passare alla formatura del filone. Ok.
Come vedete, l'impasto non è semplicissimo, diciamo che impegna un pochino, perché ci vuole tutta la mezza giornata tra pieghe, puntature, eccetera, e poi il giorno dopo per infornare. Però un pane che dà soddisfazioni, perché poi, come vedrete, alla fine è riuscito, a tutti gli amici che hanno partecipato, gli amici ed amiche, è riuscito veramente bene con i buchi, chi più e chi meno, anche se magari abbiamo usato farine diverse, diverse nel senso di marca, perché è sempre una zero. Ok, ci siamo quasi. Ora questo è il mio, lo copro con una ciotola, lo facciamo puntare un altro pochino, una mezz'oretta, e poi formiamo il filone o pagnotta, quello che volete. Ecco qua. Cerco di copiare i movimenti che ha fatto Rosa, che ha messo anche un video, lo trovate nei commenti dell'esecuzione del pane, nei commenti del post. Non sono riuscita a mettere il suo video perché c'erano difficoltà per scaricarlo e inserirlo nel mio video tutorial. Però, insomma, presto a poco, ecco, dobbiamo formare un filone, chiuderlo. Dopodiché lo mettiamo dentro un cestino. Ok, ci siamo. Ecco qua il mio cestino, lo spolverizzo di farina. E lo metto dentro. Bene, adesso questo pane va chiuso dentro un sacchetto di plastica. Io ci metto una busta, lo copro con il telo prima, sempre con la farina anche sopra. Io l'ho messo con la chiusura sopra perché poi lo ribalto, e voi, secondo il vostro metodo, fate come volete. Ok, lo chiudo e questo va in frigo. Va in frigo, la ricetta dice 9-10 ore, però dipende, insomma, controlliamo bene la lievitazione la mattina dopo. Questo va in frigo fino a domani e vediamo com'è lievitato. Questo è l'impasto di Rosa e questo è il cestino di Rosa. Bene, in frigo e ci vediamo domani. Domani mattina. Ed eccoci qua la mattina dopo. Questo è l'impasto che ha tirato fuori il rosa. Questo è il mio. L'ho tirato fuori però 2 ore prima, naturalmente, di infornare, perché facciamo ripartire la lievitazione. Trovate tutte le descrizioni per la cottura, ed ecco qua i nostri pani. Io adesso ho inserito diverse foto, non tutte, sono state in tanti a partecipare sul gruppo a questo pane, quindi ne ho messa qualcuna, le prime che sono arrivate, non se la prendono gli altri, anche perché mi sarebbe venuto un video troppo lungo. Spero di aver scritto bene tutti i nomi. Come potete vedere, il pane è bellissimo, è veramente stupendo, sicuramente da rifare. Quindi ringraziamo tantissimo Rosa che ci ha suggerito questa ricetta, che è una ricetta di golosando. Molto bella e anche buono il pane, l'ho già assaggiato. Bene, amici, è sempre un piacere partecipare a questi impasti collettivi.
sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, e con Rosa che ha tantissima pazienza a seguirci in tutti i passaggi. Ci vediamo al prossimo video, grazie della visione, ciao a tutti, ciao ciao!